In questo breve tutorial, vedremo come pilotare in Grandorgue, oltre al suono delle singole tastiere, l'attivazione in diversi punti di uno spartito, dei pulsanti di combinazione precedentemente programmati, utilizzando Rose Garden, una workstation audio digitale in grado di vedere e pilotare Grandorgue in maniera nativa sotto Linux. Per procedere ad abbinare sia le tastiere che le combinazioni a specifici canali MIDI, occorre procedere ad alcune operazioni di settaggio, sia di Grandorgue che di Rose Garden. In Grandorgue, dobbiamo procedere alla memorizzazione delle combinazioni, secondo lo schema che ci siamo prefissati. Per fare ciò apriamo il pannello Generals. Premiamo il tasto Regolare. Procediamo a creare la prima combinazione di registri. Premiamo il pulsante 1 per memorizzarla. Procediamo a creare la seconda combinazione di registri. Premiamo il pulsante 2 per memorizzarla. Procediamo a creare la terza combinazione di registri. Premiamo il pulsante 3 per memorizzarla. Spegniamo il tasto Regolare e verifichiamo che le combinazioni siano state memorizzate. Verifichiamo che, premendo i singoli pulsanti, tutto funzioni come previsto. Salviamo la disposizione dell'organo in modo da non perdere le informazioni. Ora apriamo Rose Garden. Apriamo un file MIDI, nel nostro caso il concerto BWV593 di Johann Sebastian Bach. Come potete vedere è stato cercato sul web un file MIDI che rispecchi il nostro progetto. Ossia che lo spartito presenti tre righe, una per ogni manuale del nostro organo. Per maggior chiarezza cambiamo sia il nome della traccia che della riga dello spartito col nome delle tastiere. Assicuriamoci poi che ogni traccia sia abbinata al canale MIDI che ci aspettiamo, 1 per espressivo, 2 per grandorgano, 3 per la pedaliera. Aggiungiamo ora 3 tracce che verranno abbinate alle 3 combinazioni che abbiamo programmato. Cambiamo il nome alle 3 tracce chiamandole Comb 1, Comb 2, Comb 3. Per avere la certezza che il rigo dello spartito sia della stessa lunghezza della composizione, copiamo il segmento della traccia 3 ed incolliamolo nella traccia 4. Naturalmente questa traccia dovrà essere vuota, per cui apriamola nell'editing di notazione. Selezioniamo tutte le note, e cancelliamole. Copiamo questo segmento vuoto ed incolliamoli anche sulle tracce 5 e 6. Naturalmente a queste 3 tracce dovremo abbinare canali MIDI diversi da quelli delle tastiere. Assegniamo, ad esempio, i canali 6, 7 ed 8 alle 3 tracce.
Cambiamo anche il titolo del segmento per maggior chiarezza. Procediamo ora agli abbinamenti con le tastiere e i pulsanti di grandorgue. Spegniamo tutti i canali e lasciamo acceso solo il canale numero 1, che verrà abbinato alla tastiera espressiva. Mettiamo in ascolto la tastiera espressivo in grandorgue e lanciamo la riproduzione del brano. Bastano pochi secondi e l'abbinamento con il canale 1 è operativo. Nella stessa maniera procediamo per il grandorgano e per la pedaliera, ricordando di spegnere le tracce che non servono e accendere quella da abbinare di volta in volta. Procediamo con l'abbinamento ai pulsanti di combinazione. Per fare questo occorre che grandorgue ascolti un suono, perciò inseriamo almeno una nota nella prima battuta di ogni rigo delle tracce 4, 5 e 6. Mettiamo in ascolto il primo pulsante. Come potete vedere, l'etichetta della scheda ci dice proprio che il primo pulsante è in ascolto. In Rose Garden lasciamo accesa la traccia 4 e lanciamo l'ascolto. Verificate che ad ogni pulsante siano stati abbinati i canali corrispondenti. Magari salviamo la nuova situazione in entrambi gli applicativi. Procediamo ad una prima verifica. Accendiamo tutte le tracce. Naturalmente, poiché il brano deve cominciare con la prima combinazione attiva, occorre cancellare le note scritte nelle tracce 5 e 6. Spegniamo tutti i registri e vediamo se il sistema funziona. Il brano viene correttamente iniziato con la prima combinazione, però ci sembra un po' veloce. Andiamo perciò nel menu composizione e modifichiamo il tempo del nostro metronomo da 90 a 80.
Ora dobbiamo inserire i punti in cui vogliamo che si attivino le altre combinazioni. Questa operazione si fa scrivendo note nei righi 4, 5 e 6 in corrispondenza di ogni variazione. Per fare questo conviene seguire l'evoluzione del brano direttamente sullo spartito. Per aprire lo spartito su tutte le righe contemporaneamente, occorre prima selezionare tutti i segmenti, e successivamente aprire l'editor di notazione. Seguiamo il brano sullo spartito fino al punto in cui si vuole cambiare la combinazione, che per noi sarà la battuta numero 17. Inseriamo una nota nella battuta 17 del rigo 5 corrispondente alla combinazione numero 2. Breve verifica che tutto abbia funzionato. Arriviamo alla battuta numero 23 dove vogliamo reinserire la combinazione numero 1 e inseriamo una nota nella riga 4, corrispondente a quella combinazione. Azzeriamo i registri e vediamo se tutto funziona. La prima variazione però non si trova al punto giusto, ma vogliamo che parta dall'ultimo quarto della battuta precedente. Torniamo perciò nello spartito e inseriamo 4 semiminime nella battuta precedente. Cancelliamo le prime tre che saranno sostituite dalla corrispondente pausa. Naturalmente dovrete procedere ad inserire note in tutti i punti in cui vorrete cambiare combinazione.
dovete in teoria scrivere una sorta di spartito dedicato alle combinazioni. Questo tutorial finisce qui. Qualora ci siano problemi o necessità di chiarimenti, potete inoltrare richieste sia su questo canale che nella pagina Facebook di Grand'Organo, il cui link trovate nella descrizione di questo filmato.